Ciao Andrea, buonasera. Buonasera. Senti, parliamo con te di polizia oggi, polizia di Assolutamente. Stato Sì. e anche di sicurezza. Direi di sì. Situazione che ci preme da vicino come sindacato autonomo di polizia. Di sicurezza ne possiamo parlare perché abbiamo intrapreso la famosa battaglia per la nuova questura che sembra avere luce, sembra avere, nonostante tutti gli aneddoti che l'hanno contraddistinto questa vicenda negli ultimi Si periodi. fa, non si fa, la faremo, la farete. Sembra che verrà fatta. Questura e Polizia Stradale, nella prossima settimana si può tranquillamente dire che ci verrà prospettata l'allocazione degli uffici, per cui sicuramente c'è un passo in avanti dopo la presa di posizione del SAP e degli altri sindacati che comunque sulla stampa hanno detto quello che stava succedendo. È un motivo di orgoglio da parte nostra queste novità che vedono Pistoia, i poliziotti pistoiesi e i cittadini pistoiesi avere un immobile dove potersi rivolgere e avere dei servizi adeguati alle tasse che pagano e nella totale sicurezza. Comunque anche su questo vedremo un pochino gli sviluppi successivi nella prossima settimana se ce ne saranno. Ecco, perché la cosa importante che io ho notato, se me la vuoi confermare, è questo fronte comune che è stato fatto fra le istituzioni locali, tutti i vari sindacati di polizia rappresentati sul territorio, anche i parlamentari pistoiesi e tanti cittadini che si sono interessati o che hanno seguito quantomeno queste vicende. Assolutamente sì, noi infatti dobbiamo rilevare che dopo l'annuncio dell'ipotesi, è stato un annuncio vero e proprio che la situazione del trasferimento si sarebbe bloccata, c'è stato un intervento, devo dire, congiunto da parte di tutti, sia dei cittadini sia dei parlamentari, e mi preme sottolineare ciò che ha fatto in particolar modo l'onorevole Caterina Bini e anche l'onorevole Fanucci, che sono i rappresentanti a livello nazionale per la nostra provincia, che sono riusciti insieme a noi del SAP a portare il sottosegretario dell'Interno, onorevole Bocci, a vedere la realtà in cui vivono e in cui lavorano i poliziotti pistoiesi. E tutte le istituzioni, il sindaco in primis, insomma, devo dire che la cittadinanza pistoiese si è messa proprio dalla parte dell'istituzione Polizia di Stato per far sì che questa vicenda prendesse una piega che sembra quasi delineata a questo punto. Ecco, invece per il resto della provincia, per Pescia e anche per Montecatini, le cose forse sono un pochettino meno positive? Allora, per quanto riguarda Pescia, la situazione immobile è, diciamo che è positiva come immobile, è negativa dopo il decreto, dopo la, non è un decreto, dopo la scelta del governo di voler chiudere i presidi di polizia. Montecatini ha una situazione completamente all'opposto rispetto a Pescia, infatti lavorano e vivono, perché poi il lavoro del poliziotto è viverla, la caserma, la questura, il commissariato, in un immobile assolutamente fatiscente, in condizioni critiche. E su questo dobbiamo dare atto anche per questa vicenda che le istituzioni politiche si stanno adoperando affinché sia effettuato nel più breve tempo possibile il trasferimento in quella che sarà in quella che è la vecchia casa di riposo di Viale Adua, dove all'interno c'è l'ipotesi di un trasferimento del commissariato della Guardia di Finanza. La situazione rispetto alla questura è molto, ma molto più indietro. Si confida che per la questura, io mi auguro, 2015-2016 un trasferimento diretto, questura e polizia stradale. Per il commissariato di Montecatini speriamo 2016-2017, però la situazione è completamente diversa questa. Siamo ancora più passi indietro rispetto alla questura. Ecco, tutto questo, questi rallentamenti rientrano in una politica che è in corso a livello centrale di tagli, di contenimento della spesa pubblica e altro. Voi invece avete un'idea diversa di quali possano essere i risparmi senza tagliare sulla sicurezza? Allora, premesso che il SAP non è assolutamente contro i tagli, ma i tagli, se devono essere fatti per la sicurezza, devono essere fatti con criterio.
La nostra idea è molto semplice, la riorganizzazione dell'apparato sicurezza. Riorganizzazione in che modo? Noi in Italia abbiamo 7 forze di polizia, 5 forze di polizia a livello nazionale e 2 forze di polizia a livello locale. Parliamo di Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria per livello nazionale e Polizia Provinciale e Polizia, i cosiddetti vigili urbani per quanto riguarda il territorio. La nostra idea è unica e per questo abbiamo proposto anche una petizione. Vorremmo unificare queste 7 forze di polizia con un conseguente risparmio economico e con la razionalizzazione delle forze sul territorio. In questo modo si permetterebbe di avere maggiori servizi per il cittadino, maggiori introiti economici da investire nell'apparato sicurezza e un risparmio economico senza alcun dubbio esagerato rispetto a quello che si propone attualmente con il taglio dei 267 presidi della Polizia di Stato. E per questo motivo abbiamo cercato di informare, di chiedere un consenso al cittadino, ai politici, ai sindaci di tutta la provincia, di tutta Italia, facendo una petizione su, online sul sito www.poliziaunita.it, dove ogni cittadino, qualunque persona può sottoscrivere la nostra petizione, che prevede la possibilità di unificare le forze di polizia e con il conseguente risparmio economico per la sicurezza. Noi ci crediamo in questa proposta e siamo certi che questo possa essere l'unico sistema per poter garantire al cittadino italiano una vicinanza da parte degli operatori della sicurezza e dei servizi che quotidianamente vengono svolti da questi operatori. Pensiamo solo a queste 7 forze di polizia, ai costi che hanno a livello locale, 7 caserme, personale impiegato per 7 diverse corpi in attività logistiche, attività amministrative. Se noi le accorpiamo tutte insieme, senza dubbio, cioè quel personale che oggi è adibito a servizi logistici o amministrativi può essere utilizzato per servizi di tutela, prevenzione e repressione di reati per il cittadino. Su questo ne siamo certi e per questo invitiamo tutti i cittadini ad andare sul sito www.poliziaunita.it e firmare la petizione che il SAP ha proposto per questo tipo di operazione. Perfetto, io per ora ti ringrazio Andrea, sicuramente ti ridisturberemo per sapere intanto gli sviluppi di questa iniziativa importante che avete lanciato e poi per sapere anche per gli sviluppi delle nuove sedi unificate di Pistoia e dei comuni limitrofi. Tante grazie. Bene, ciao Andrea, grazie.